Chi l'ha detto che l'eleganza ha un alto prezzo? Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Cominciano le decorazioni per l'albero di Natale. Oggi farò con voi una decorazione low cost molto molto naturale. Chi mi segue su Instagram ha già visto qualche anticipazione e già siete impazziti, siete partiti con una vagonata di ipotesi. Non mi segui su Instagram? E allora niente anticipazioni. Ma scherzi, ti lascio il link qua sotto così potrai fare parte anche tu della famiglia di Arte per Te su Instagram. Iscriviti immediatamente! Oggi faremo una bellissima pallina di Natale utilizzando una pigna di cedro. Vedrete queste pigne come sfogliano in maniera fenomenale per creare delle cose veramente veramente artistiche e nello stesso tempo gradevoli ed eleganti. Non vi tengo più sulle spine, spostiamoci di là e andiamo a vedere la sfera di Natale con la pigna come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra sfera di Natale con le pigne. Allora, ci occorrerà innanzitutto una pigna di queste, una pigna di quelle chiuse, non queste classiche, ma queste così molto chiuse che quando cadono, per uno strano effetto di essiccazione, non so, di umidità, tendono a sfogliare e sono facilmente apribili. Guardate, vedete? Si aprono molto facilmente e le loro parti possono essere prese una per una. Vedete come sfogliano facilmente? Quindi una di queste, del cordoncino grezzo, qualche bastoncino, io per decorare ho anche due pignette di queste più piccole e carine, una pallina che vorrò foderare con la mia pigna. Ho qui una pallina di plastica che non so da dove arrivi, penso sia un giocattolo di Enzo che sto riciclando, una cosa di quando era piccolo, un paio di forbici e la nostra immancabile pistola a caldo con relativa stecca. Cominciamo subito! Come prima cosa, appunto, vi dicevo, prendiamo la nostra pigna e sfogliamola tutta. Cioè facciamo in modo di staccare le sue parti in una sorta di petali di legno bellissimi. È un odore di resina, ragazzi, fenomenale, che non potete capire. La pigna in questione l'ho raccolta, spolverata, quindi portata ad ebollizione e fatta asciugare. Quindi ho perso un po' di tempo in questo, mi sono assicurata di pulirla ben bene. Arrivati a questo punto, i petali, diciamo così, della pigna avranno un pezzo particolarmente duro. Con le forbici quel pezzo dobbiamo eliminarlo così e creare tanti pezzettini come questo. È un lavoro da nulla, ci vuole solo pazienza. Questo è un bellissimo lavoro da fare in famiglia tutti assieme, anche perché senza denaro, vi faccio vedere, con pochissimi centesimi che belle decorazioni si riescono a fare. Io la palla ce l'ho di plastica, quindi sto facendo il riciclo di un vecchio giocattolo di Enzo, ma queste vengono benissimo anche nelle palle di cartoncino, quelle che già vendono in cartapesta molto sottile, stanno molto bene, sono leggerissime proprio come questa in plastica e si prestano molto. Mi dicono dalla regia che questi si chiamano microsporofilli, ma noi li chiameremo squame della pigna o semplicemente petali, abbreviamo, perché microsporofilli non mi piace granché, non mi piace, non è natalizio, non è natalizio e non è neanche petaloso, quindi noi non lo diremo. E allora abbiamo guardato su internet, però ci piace di più chiamarli petali di legno, perché sono veramente bellissimi, sono proprio dei petali morbidi e vellutati, una ricchezza per la creatività. Per completezza vi dico anche, già che stiamo guardando su internet, che questa è una pigna del cedro, mentre questa è la pigna del pino classico, quindi distinguiamo le pigne. Se avete in giardino una conifera di cedro, e allora è lei che dovete cercare. Mentre queste piccoline che vi ho fatto vedere all'inizio sono pigne di larice. Vedete quanti approfondimenti culturali su Arte per Te? Allora, larice, cedro, pino domestico o pino comune,
E basta per adesso, poi man mano che vado nel bosco vi dico quello che imparo. Ok, dal centro adesso prendiamo dei piccoli petali di legno con la parte più scura ovviamente verso il centro, verso l'interno, così. Ok, le prime due così, giusto a coprire, poi ne metto una qua così e una anche dall'altra parte qua. L'importante appunto è che la parte più scura e rifinita vada verso l'interno. Da questo momento in poi cominciamo a comporre la nostra palla girando e sovrapponendo appunto i petali lignei l'uno all'altro, così. La parte difficile è, come in tutte le cose, iniziare. Una volta appoggiate le prime foglie, quindi coperto il centrale inferiore, sarà semplicissimo proseguire, perché non dovete far altro che adagiare i petali l'uno sopra l'altro come se fossero dei petali di un fiore, quindi sovrapporli e piano piano comporre i giri. Quindi compilate la vostra sfera aggiungendo un petalo tra i due petali precedenti. Vedete, qui c'è l'attaccatura di due petali, quindi io metterò la colla così, formando un piccolo arco, e attaccherò un altro petalino così, fino ad arrivare alla sommità, facendo questo bellissimo lavoro. A questo punto la nostra sfera è questa, che è già di una bellezza incredibile, ma io la voglio decorare meglio, quindi prima, vabbè, poi i fili di colla a caldo li toglieremo tutti dopo con calma, questi sono inevitabili. Allora prendiamo del laccetto in corda, facciamo un occhiello così, quindi stacchiamo e attacchiamolo qui al centro. Voilà. Continuiamo a chiudere i giri attorno all'accetto in modo da mimetizzarlo. Ok, adesso guarniamola in maniera più bellina prendendo un paio di rametti di questi, appiccicandoli così in maniera trasversale sulla sommità della pallina. E due, così. Prendiamo due pignettine della varietà Larice e appiccichiamole sempre sulla sommità da una parte, e ne metto anche una piccolina, che bellina questa piccola, la metto qui, voilà.
Alla fine ne ho inserite 4, 2 grandi e 2 piccine. È la nostra sfera di pigna. È pronta. Adesso quello che dobbiamo fare prima delle foto, noi tutti, o prima di regalarle, è eliminare tutti i fili di colla a caldo. Ragazzi, questa è la cosa più noiosa dei lavoretti di Natale. Ma sappiate che come dovete farlo voi, lo devo fare anche io. Io lo devo fare benissimo, perché poi devo farci le foto per il canale. Quindi mal comune, mezzo gaudio. Beh, lo farò dopo. Bene, adesso è pronta per essere appesa nel nostro albero. Quanto sarà costata? Una stecca di colla a caldo e una pallina e una bellissima mattina a raccogliere pigne nel bosco. Un pomeriggio di tranquillità nell'assemblarle, un pomeriggio creativo per fare una decorazione fine, elegante, un bellissimo cadeau da regalare ai nostri amici, magari da far trovare proprio la notte di Natale come pensiero per la vigilia trascorsa insieme o per il pranzo di Natale trascorso insieme. Spero che questa decorazione vi piaccia. Ora la pulisco ben bene, vi faccio le foto e noi ci vediamo subito dopo. Ciao e buona preparazione al Natale! Ora ditemi se non è un gioiello, ditemi se non è un elemento d'arredo pieno di fascino, molto molto elegante, di classe, si abbina a tutti gli arredamenti, porta subito quel senso di caldo e di Natale che ci piace tanto qui su Arte per Te. Dedicherò un'intera sezione ai decori low cost. Questo veramente si fa con niente, ragazzi, veramente costa meno di un euro questa pallina qui, dedicherò un'intera serie alla frangia naturalistica del Natale, tutta fatta con elementi di recupero dei boschi, ovviamente senza andare a deturpare la natura, ma raccogliendo quello che generosamente ci fa trovare per terra. Io ho preso queste pigne, ho preso anche queste pignette bellissime di larice, dei bastoncini, e come vedete quello che si può fare con la creatività è veramente una cosa bellissima. Immaginate un albero tutto pieno di queste pigne naturali, potrete anche glitterarle, potete passarle, potrete sciabarle con un po' di bianco, questo sta a vostro gusto. Io ho preferito lasciarla così, molto nature e molto adattabile. Potrete anche lucidarla con la gomma lacca, create voi la pallina che più si confà al vostro gusto, partendo semplicemente da degli elementi naturali. Bene, se questo video vi è piaciuto, come spero tanto perché ne arrivano veramente tanti di questo genere, lasciatemi un bel pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook e soprattutto venitemi a trovare su Instagram, venitemi a trovare su Ombretta, il mio altro canale, il canale di Lifestyle, venitemi a trovare su Due Cuori Una Cappa, dove ci facciamo delle grandi sane abbuffate, e soprattutto venitemi a trovare sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ci vediamo la prossima volta e buona preparazione al Natale, un Natale semplice ed elegante.